parliamo di un argomento che non è stato trattato da nessuno, da nessuna TV, da nessuna radio, e siamo noi qui pronti per voi a farlo, a parlarvi appunto della neve, di questo cataclisma, di questo grande evento che ha devastato l'Italia, in maniera particolare la capitale, lo sappiamo tutti. Qui nelle Marche c'è stato comunque anche un'importante spruzzata di neve qua e là. Ma noi vogliamo riferirvi qualcosa di più, vogliamo anche dirvi che oltre alla neve ci sono dei segreti, delle sepolture che appunto il manto bianco nasconde. Naturalmente di cose da raccontare sulla neve ce ne sono veramente tante. Partiamo dal primo punto e quindi vogliamo riferire che sotto la neve ci sono delle voci, delle sottovoci che vogliamo ascoltare, che speriamo di riuscire a trasmettervi. Capra ignorante! 125. E bisogna dire che sto sentendo di tutto, vorrei anche scavare nella neve, tra l'altro qui nelle Marche è calda, non è fredda. Voci di ogni sorta da parte di tanti politici, perché sapete che siamo per andare a votare e non vi dico che cosa stanno dicendo, quello che avete visto nei social non è niente in confronto a quello che la neve ci sta rivelando. Certo che fa molto caldo, c'è da dire che bisogna spogliarsi, perché il clima qui nelle Marche sarà per le voci che abbiamo sentito prima sotto la neve, ma fa veramente caldo, questa neve è insopportabilmente calda. Avrei anche una certa sede, quindi non so se magari va meglio. Le voci dei politici non ve le abbiamo volute rivelare, perché sarebbe triste farlo. Triste anche nei confronti del panorama che ci circonda e che ricorda, rievoca altri scenari. Quelli delle mamme che hanno perso le loro figlie uccise e che piangono. E piangeranno anche quando la neve sarà sciolta. E naturalmente sotto la neve si nascondono anche gli scempi, di cui tutti siamo a conoscenza nel sud, in maniera particolare in Sicilia, dove tante creature innocenti, come il cane che stiamo ora accarezzando, sono stati uccisi, massacrati, devastati, senza che lo Stato intervenisse. La neve è altrettanto candida e gradevole anche nelle zone terremotate, di cui si è fatto, diciamo la verità, poco cenno nelle notizie, nei telegiornali, nei programmi televisivi. Ci chiediamo se scioglierà presto la neve, se ancora altre persone moriranno e quanto freddo fino alle ossa dovranno sentire per chissà quanto tempo troppe persone. Ma la neve è anche magia, è bellezza, è infanzia, è innocenza. La neve è un pupazzo che sta per prendere vita grazie alle mani di un bambino e del suo papà che gioca ancora con lui. Quindi, amici cari, non ci dimentichiamo del valore che ha la neve dal punto di vista dei simboli, delle metafore che vi abbiamo voluto elencare per incrementare nei vostri cuori la sensibilità nei riguardi di tutti i temi che abbiamo voluto toccare. Però bisogna dire anche che qui nelle Marche fa troppo caldo ed è davvero il caso di tornarsene a Roma.